C'è tanta bellezza nascosta nelle piccole cose di ogni giorno e questa bellezza può esserci di grande aiuto, soprattutto in una fase difficile come quella che stiamo vivendo. L'invito a esplorare la vita per trovare la bellezza che ci appartiene arriva da José Tolentino Mendoza, sacerdote, scrittore e poeta portoghese, di recente nominato cardinale da Papa Francesco. Nel libro pubblicato dalle Edizioni Romena, Tolentino ci offre tante perle estratte dal mare del quotidiano, perle che ci possono essere preziose per risvegliare quella bellezza che è dentro di noi. Le sue parole possono essere carezze in questi giorni un po' surreali, giorni che viviamo immersi in un silenzio e in una immobilità a cui non eravamo abituati. Il libro raccoglie una serie di interventi pubblicati dal cardinale portoghese sul quotidiano Avvenire e anche i contenuti del bellissimo incontro di Romena sul tema Nutrire la vita. E per presentarvi la splendida figura di Tolentino, vogliamo proprio ricordare alcuni passaggi di quell'incontro. La mia prima biblioteca è stata la mia nonna e la mia nonna analfabeta. E io oggi so che dietro i libri stanno le voci umane. E amo tanto i libri perché sono stato seduto nei ginocchi della mia nonna e ho ricevuto così le prime storie. Cos'è una biblioteca? È un corale di voci umane. Per me la poesia è una forma di attenzione. Il mio orecchio, il mio sguardo, sta sempre, è un laboratorio, sta sempre cogliendo. Dopo sì, quello convergirà in una poesia, non lo so, ma l'esperienza la realizzo in modo costante. Gesù è un poeta. Quando leggiamo i Vangeli, ascoltiamo la sua voce, capiamo che lui ci guida, ci conduce oltre, ci fa vedere quello che di solito non riusciamo a vedere, ci fa ascoltare la realtà in un altro modo, ravvicina in una forma così intensissima la nostra umanità precaria, fragile, incompiuta, del divino, ci fa vedere nel minimo il massimo. Io imparo molto dai maestri inattesi, perché noi cristiani alle volte diventiamo un popolo sonnambolo. Un popolo che ascolta la musica di Dio pensando, la conosco già. Per questo le voci eterodosse, i ribelli della storia, quelli che hanno camminato con originalità, perché ognuno di noi deve essere un cristiano originale. In me c'è sempre questa preoccupazione di parlare non con linguaggio chiuso, annunciare il Vangelo con linguaggio aperto, capace di parlare, di essere significativo per credenti e non credenti. Io sono un po' stanco di un cristianesimo autoreferenziale, pure nel suo linguaggio. Soltanto parliamo per noi stessi, per dire le cose che soltanto noi capiamo, abbiamo il dizionario, la grammatica per capire quelle cose. No, oggi il cristianesimo ha bisogno di lasciare lo spazio chiuso e andare in piazza, sulla piazza. Come Gesù ha fatto. Per 28 anni sono stato prete e molto felice di esserlo.
ho scoperto che è una delle parole più belle della vita, padre, perché la paternità e la maternità spirituali sono la finalità della nostra esistenza. Siamo tutti chiamati a partorire, a germogliare vita. E per 28 anni ho germogliato vita in un modo e veramente la cosa decisiva per me è stato prendere ogni cristiano come mio maestro e come mio fratello. Così ho imparato a essere padre, prete. Perché quando nasce un bimbo, un padre o una madre non sa esserlo, deve imparare di quello figlio a essere madre e a essere padre. Anche un prete deve imparare del popolo, dei fratelli, delle sorelle a essere padre. Adesso sto incominciando a imparare a essere vescovo.